musica gioiosa accompagna il primo degli appuntamenti odierni di Francesco a Dacca, la Santa Messa nel Surawar di Odian Park. So che tanti di voi siete venuti da lontano, in un viaggio di più di 2 giorni, ma grazie per la vostra generosità. Ha proprio ragione il pontefice. C'è chi, come padre Almir Trinidad, ha percorso ben 450 chilometri in bicicletta per arrivare a Dacca. Eccolo, insieme ai suoi 2 compagni di viaggio. La Santa Messa prosegue con l'ordinazione dei presbiteri. Attimi di paura durante il trasferimento a bordo della Papa Mobile. Un traliccio rischia di precipitare lungo il percorso. La giornata del Papa continua con la visita al primo ministro, che lo omaggia di un regalo di benvenuto. Poi la visita alla cattedrale e la benedizione delle immagini dei papi che prima di lui hanno visitato il paese. Ma il momento più colorato e gioioso è stato il tragitto che Francesco ha percorso a bordo di un risciò, proprio come nel 1986 fece nello stesso paese il suo predecessore Giovanni Paolo II.